Consigliere Capriulo, effettivamente per i commercianti potrebbe essere una beffa questa di dover pagare la tassa sui rifiuti giornaliera su questo ampliamento degli spazi all'aperto. Cosa sta pensando l'amministrazione comunale per evitare questo presunto danno nei confronti degli esercenti? Sì, purtroppo il legislatore nel fare questa previsione non si è ricordato che quando si occupa, diciamo, del suolo pubblico le tasse sono due, cioè la TOSAP e la tassa sui rifiuti, e quindi ha esentato la TOSAP e non la TARI. Purtroppo dall'altro noi abbiamo anche un concessionario a cui dobbiamo rispondere, quindi da questo punto di vista quando ci è stato posto il problema qualche giorno fa abbiamo già incominciato a ragionare come amministrazione per tentare tutte le soluzioni che sono possibili a livello normativo. Tra l'altro, essendo quello un decreto, potremmo anche sperare che in sede di conversione questo fatto venga risolto. Dopodiché noi abbiamo la possibilità di deliberare le tariffe entro il 31 luglio e su questo stiamo appunto cercando di ragionare a 360 gradi, compreso, diciamo, il provvedimento della TARIG. Sicuramente quello che posso dire anche attraverso i vostri canali è che comunque è intenzione dell'amministrazione andare incontro a queste attività di pubblico esercizio, perché sarebbe veramente una beffa che dovessero pagare, diciamo, di più per un'occupazione che invece è stata esentata per quanto riguarda la TOSA. Quindi sicuramente c'è l'attenzione dell'amministrazione a risolvere il problema. Purtroppo, lo ripeto, la normativa è nazionale e dobbiamo fare i conti con la normativa nazionale, ma c'è tutta la volontà di risolvere il problema.